Come ti chiami? Daniel. Francesco. Quanti anni hai? 31, freschi freschi. Io ho 52 anni. Cosa fai nella vita? Nella vita faccio il monaco, faccio anche l'iconografo, poi mezzo artista. Io sono prete, sono monaco e poi faccio tante altre cose. Frate o monaco? Monaco. Monaco, anche se tanti poi dicono che sono frate. Quindi sei un prete? Vado retro. Io sì sono prete. Daniel no, ma io sì. Hai fatto voto di povertà? Sì. Sì. Voto di obbedienza? Anche. Sì. Voto di castità? Sì. Certo, sì. A che età hai deciso di farlo? Beh, avevo appena compiuto 18 anni. Qua bisogna distinguere. Ho deciso di diventare prete intorno ai 19 anni. E poi invece per quanto riguarda vita monastica ormai avevo oltre 30 anni. I tuoi genitori erano contenti? Sì, abbastanza contenti. Beh, sì, ci hanno messo un po' di tempo a entrare negli ordini di idee, però alla fine sì. Hai mai pensato, ma chi me lo fa fare? Mollo tutto. No, in realtà non l'ho mai pensato, almeno fino ad ora. No, in certo senso mai, in maniera seria. Poi certo, magari qualche momento di crisi, ma normalmente niente di particolarmente significativo. Quanti siete nella fraternità? Allora, nella fraternità siamo in 5. Io e Francesco, che conduciamo una vita comunitaria, Don Piero, che invece conduce una vita solitaria, e poi c'è una famiglia, Carmine e Katia. Beh, nella comunità siamo due, poi però c'è anche Don Piero, che vive da solo, e c'è anche una coppia di sposi che cammina insieme con noi e che fa parte della fraternità, ma non vivono solo, ovviamente. Chi fa i lavori di casa? Soprattutto io, però le pulizie le facciamo insieme. Lavori di casa li facciamo insieme per quanto riguarda le pulizie, però è Daniel soprattutto che si occupa di tutti i lavori più così più importanti che io già farei. Chi cucina? Cuciniamo entrambi, se uno prepara la cena l'altro prepara il pranzo e poi se ci sono ospiti ci aiutano. Facciamo a turno, sia io che Daniel e poi gli ospiti se vengono e ci divertiamo anche in cucina. Chi fa la spesa? Francesco. Cosa che non mi piace. Io. Quanto tempo preghi al giorno? Allora, come preghiera comunitaria, cioè la preghiera comune all'incirca 4 ore. Poi a questo si aggiungono anche momenti personali. Quando non è il giorno di deserto, che quindi preghiamo personalmente, insieme preghiamo in circa 3 ore, poi direi almeno un'oretta, 2 ore di preghiera comune ci sono. Personali, quindi in tutto saranno 4-5 ore in tutto. Ogni quanto tempo ti confessi? Se ci riusciamo andiamo a confessarci ogni 15 giorni più o meno. Beh, tendiamo a confessarci ogni 2 settimane più o meno. Di solito lo facciamo insieme, andiamo insieme a confessarci. Non ti annoi mai? È difficile annoiarsi perché ci sono sempre tante cose da fare, ma stanchezza sì. No, anzi. È difficile trovare il tempo per annoiarsi. La prima cosa che fai al mattino? Allora, appena apro gli occhi, dico: Signore, abbi misericordia di me. Signore, aiutami. Poi, naturalmente, mi alzo a letto. L'ultima che fai la sera? Beh, sì, prima di addormentarmi, recito l'angelo di Dio. Sono bizzuoco. Da un po' di tempo l'ultima cosa che faccio la sera è mettermi delle gocce per gli occhi dopo aver pregato così. La prima cosa che faresti se ti leggessero Papa? Non so, non saprei, dovrei pensarci, meglio non essere eletto Papa. Beh, veramente io una cosa ce l'avrei, poi non so se sarà realizzabile, insomma, però una cosa ce l'ho ma non la posso rivelare adesso. Dio esiste? È certo. Beh sì, penso.